Il weekend del 15 giugno 2019 si apre davvero in modo preoccupante per tutti noi appassionati di criptovalute. L'exchange Binance, uno dei più grossi per quanto riguarda gli scambi delle criptovalute alternative, ha infatti appena annunciato che bloccheranno il trading a tutti i cittadini USA. Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Se vuoi sapere quali conseguenze ci saranno per il mercato criptovalutario e anche per noi cittadini italiani, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Bene, eccola qua, la notizia è sostanzialmente tutta qua. Binance, tramite il suo CEO, quindi il loro numero uno, ha aggiornato i termini di servizio introducendo questa bella frase, che quindi Binance non sarà più in grado di fornire servizi di trading ai cittadini degli Stati Uniti. Ci sono anche altre novità all'interno del nuovo Terms of Service, quindi termini del servizio, però questa è sicuramente la notizia che ci impatta più direttamente. I cittadini americani non potranno più fare trading. Questo è critico anche per noi italiani perché noi italiani potremo continuare a fare trading di criptovalute alternative su Binance, però la mancanza di tutto il pubblico USA implica che ci sarà un drastico calo di volumi. Tra l'altro, la notizia è appunto di poche ore fa, però Binance ha comunicato che il nuovo limite verrà reso effettivo dal 12 settembre, quindi ci sono ancora alcuni mesi prima che i cittadini USA vengano effettivamente estromessi. Questo costituisce da un lato un aspetto positivo perché comunque tutte le persone che non sono più autorizzate a fare trading avranno tutto il tempo di spostare i propri token fuori dall'exchange, però è anche un pochino preoccupante perché dai tanti messaggi che ho letto, soprattutto su Reddit, ci sono tanti cittadini USA che sono preoccupati di non poter più movimentare i propri token su nessun altro exchange e quindi stanno già parlando di fare una vendita massiva di tutti i token che hanno in questo momento su Binance, proprio per la paura di rimanere tagliati fuori. Ovviamente questo volume di vendita non farà altro che abbassare drasticamente i prezzi delle criptovalute interessate dal problema. Probabilmente quindi questo non impatterà tanto Bitcoin, Litecoin, Ethereum e tutte le altre criptovalute principali che ad esempio sono attive e disponibili anche su exchange come Coinbase, sui quali probabilmente si ritireranno gli americani. Però per tutte le altre, quelle magari un pochino più piccole, che non sono presenti su Coinbase, che sono comunque difficili da tradare, ci sarà probabilmente un impatto negativo. Qual è l'impatto sui prezzi? Beh, guardiamo qui su CoinMarketCap, aggiorno la pagina così abbiamo i dati freschissimi. Nelle ultime 24 ore Bitcoin sta tenendo bene, perché come dicevo prima, non mi aspetto un impatto principale. Non mi aspetto un impatto forte sulle criptovalute principali, però ci saranno sicuramente molte criptovalute che forse già nelle prossime ore noteranno dei cali negativi molto importanti. Vediamo un attimo, ordiniamo per il cambio, ecco qua. Ad esempio, Aurora, ad esempio, meno 44%, Zcoin meno 20%, Wax meno 10%, Binance Coin naturalmente meno 10-60% perché il mercato ha già prezzato questa notizia nonostante sia freschissima. Viene da chiedersi quindi quali saranno le conseguenze. Beh, innanzitutto abbiamo visto un calo generale dei prezzi per le criptovalute alternative. Per quanto riguarda le motivazioni, invece, il CEO di Binance non si è esposto, però ricordiamo che Binance ha base a Malta, quindi non credo che questo sia un problema per quanto riguarda le tensioni fra Stati Uniti e Cina, come ho letto da qualche parte, perché Binance è di base a Malta. Credo che invece il vero motivo sia la tensione generata da questo caso. Quindi la SEC, uno degli enti di supervisione del trading statunitense, sta colpendo infatti molto duramente il progetto Kick, che è stata una ICO. Sono stati accusati di aver venduto delle security, ovvero delle partecipazioni alla loro azienda senza essere autorizzati. Infatti, l'accusa dice che quelli di Kick sostanzialmente hanno proposto sul mercato un utility token, proponendolo come un gettone che serviva per acquistare i servizi movimentati sulla piattaforma, quando in realtà quello che hanno venduto sono delle azioni che permettevano agli investitori di partecipare agli utili. E questo non è possibile secondo
secondo l'ordinamento della borsa americana. Kik ha fatto questa vendita senza essere autorizzato e quindi adesso ne sta seguendo le conseguenze dal punto di vista penale. Tra l'altro questo articolo abbastanza recente del 5 giugno su CoinDesk sostiene che gli esperti che ha intervistato sostiene che la SEC abbia validissime argomentazioni contro Kik e che potrebbero spuntarla. Se così fosse, porrebbero un precedente molto pericoloso per tutte le altre ICO che hanno avuto un modello simile e quindi probabilmente Binance si sta spostando fuori dal mercato USA proprio per la paura di ricadere, rimanere impigliata in questo stesso meccanismo, anche perché come sappiamo Binance ultimamente si sta andando molto pesante con Launchpad, la sua piattaforma proprietaria per il lancio delle nuove ICO. Quindi ripeto che secondo me questo proprio caso contro Kik è il motivo scatenante per cui Binance si sta ritirando dagli Stati Uniti. Bene, da Zana di Turbolab.it è tutto. Come al solito, fammi sapere qui sotto che cosa ne pensi, se sei d'accordo, se ritieni plausibile che la motivazione che ho appena citato sia quella per la quale Binance si sta tirando indietro e se sei preoccupato che cosa farai in reazione. Se invece il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace, grazie se lo farai, per me è sempre estremamente importante, mentre invece per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video non dimenticare di iscriverti cliccando sul grande pulsantone rosso e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, al prossimo video, ciao!